Silenzio. Silenzio. Professor Valentino, gli illustri sono già trascorsi, ormai dal giorno che segnò il destino tra il Benvenuto e la Maria del Borsi. Il Borsi! Dopo l'argento, l'oro e poi il diamante, sono volati gli anni come il vento, ma mi trovo nel dubbio in questo istante che nome dare a questo avvenimento. Considerando in noi una stonatura, come una vecchia pianta con i rami senza le foglie per un'altra scura, le chiameremo nozze dei rottami. Quel che ho passato nella mia esistenza, subendo umiliazioni e travestie, vissuto con coraggio e con pazienza, io l'ho già scritto nelle mie poesie. Una vita di liti e incomprensioni ci hanno poi procurato tante pene, dando una svolta amara alle intenzioni. Ma a modo nostro ci vogliamo bene. Come? Per noi la vita adesso è assai più dura, ma non dovrà sembrare una sconfitta, poiché purtroppo è legge di natura, l'affronteremo con la schiena dritta. Privazioni ed orrori della guerra già sopportammo un tempo ormai lontano. Per quel che ancora ci resta in questa terra, San Valentino ci darà una mano. Io ho già dimenticato il mio tormento, e se a qualcuno sono rimasto in cuore, allora forse morirò contento. Poi sulla tomba gli ponete un fiore. E la felicità noi gli abbiamo dato, no? Noi gli abbiamo dato tutto. Io non ce l'ho, Eva. Se consigliamo un tempo stato quando eravamo piccoli. Però. A vedere che fa quell'altro di fuori.